Buonasera, ben ritrovati a Curva Ovest in diretta dagli studi di Noi TV. Questa sera nostro ospite in studio il difensore della Lucchese, Elia Visconti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ovviamente l'opinion leader Giulio Castagnoli. Buonasera Giulio. Buonasera, buonasera a tutti. Avremo in collegamento anche il direttore di Noi TV, Giulio Del Fiorentino. Non so se è già collegato con noi, se no lo interpelleremo nei prossimi minuti. Ovviamente poi la trasmissione si baserà anche sui vostri messaggi che sono già arrivati numerosi. Vi annuncio subito che la prossima settimana Curva Ovest andrà in onda il martedì sera e non il giovedì sera come di consueto. Ecco qua Giulio Del Fiorentino che è con noi. Buonasera Giulio. Poi lo sentiremo anche l'audio. Andremo in onda martedì, ma ve lo ricorderò al termine della trasmissione. La notizia del giorno, ovviamente, è la conclusione del mercato di gennaio con la Lucchese che è riuscita a mettere a segno due colpi al photo finish nelle ultime ore di mercato. Prego, la regia Marco Cervelli e Simone Andreuccetti di mandarci prima la foto di Andrea Astrologo, 22 anni, che arriverà in rossonero dal Bari col, arriva, è arrivato in rossonero dal Bari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo che vedete è Ndiaye Khalifa Babacar, invece l'attaccante esterno di 19 anni, senegalese, che arriva dalla Lucchese a titolo definitivo dal Pescara. Allora, questi i due acquisti operati dalla Lucchese e siamo in collegamento telefonico con il direttore sportivo della Lucchese, Alessandro Frara. Frara, mi sente? Vi sento, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Frara e grazie della disponibilità. Allora, un doppio colpo messo a segno veramente nelle ore finali del mercato. Intanto le chiedo se teneva già d'occhio questi due profili o sono stati due nomi che sono venuti fuori nelle ultime ore? No, beh, sicuramente li tenevamo d'occhio da un po' di tempo, erano nella lista dei giocatori graditi. Babacar è un ragazzo che si allenava con noi a Frosinone l'anno scorso, quindi io e il mister lo conosciamo bene. Poi quest'estate noi siamo venuti via, lui è andato al Pescara, c'è stata la possibilità di portarlo a Lucca, rappresenta un investimento per la società e di proprietà, e quindi è un ragazzo molto giovane, però ne conosciamo le qualità e speriamo che possa essere, diciamo, una scommessa positiva per la Lucchese. È un attaccante esterno lui. Lui è un attaccante esterno, ma anche un quinto offensivo. Può giocare in più ruoli, ha qualità fisiche importanti, è un ragazzino, chiaramente è un 2005, però ha qualità, è molto veloce, insomma, queste sono le sue caratteristiche, ha forza fisica. E di Andrea Astrologo che cosa si può dire? Per quanto riguarda Astrologo, è un ragazzo giovane che va a completare giovane ma relativamente esperto perché ha due campionati di Lega Pro alle spalle, ha più di 50 partite in Lega Pro, tant'è che quest'estate il Bari lo ha comprato. È un ex giovanili Roma, quindi lo conosco da un po' di tempo, è un giocatore bravo tecnicamente che abbina bene le due fasi. Va a completare il nostro reparto di centrocampo, che con il cambio di modulo e l'arretramento di Booker spesso in difesa eravamo un po' corti numericamente, quindi dovevamo prendere un giocatore di centrocampo e abbiamo preso lui. E per quanto riguarda le condizioni contrattuali, se non sbaglio, Astrologo è un prestito con diritto di riscatto, invece Babacar Ndiaye è un arrivo a titolo definitivo. Esatto. E chiedo a Giulio Castagnoli e a Giulio Del Fiorentino se vogliono fare qualche domanda a Frara. Giulio No, più Castagnoli. che buonasera Frara, Buonasera. più che domanda, credo che di poter fare una considerazione che a questo punto si può fare visto che il mercato è chiuso. La Lucchese con gli innesti di Fazzi, di Santo, di appunto di Astrologo e questo giovane ragazzo che comunque sia molto giovane perché mi sembra sia un 2005 addirittura. Sì. Credo che la Lucchese sia notevolmente rinforzata a questo mercato di gennaio, al di là di quello che un po' la piazza chiedeva, no? Che come saprà la
la piazza chiedeva, diciamo, più magari un attaccante centrale, il famoso stoccatore, il famoso diciamo, attaccante da doppia cifra, che però a gennaio giustamente è molto difficile da reperire, perché chi ce l'ha se li tiene, e poi diciamo che sono investimenti importanti che in genere si fanno durante il mercato estivo, queste operazioni. Quindi la domanda è se anche secondo lei, ma penso che la risposta sia scontata, la Lucchese si è notevolmente rinforzata. No, guarda, allora noi abbiamo fatto uscire giocatori che giocavano poco e che avevano voglia di andare a confrontarsi in altre realtà, mi riferisco a Merletti, a Romero e a Sueva, e abbiamo preso Di Santo, che è un giocatore importante, e abbiamo preso Fazzi, che è un giocatore comunque affidabile, era fermo da tempo, però abbiamo provato le sue condizioni per qualche giorno, una settimana, abbiamo visto che stava bene, quindi l'abbiamo tesserato subito. E poi abbiamo completato con Astrologo, che è un buon giocatore, e poi c'è Ndiaye, che Babacar, che è una scommessa. Però lo dirà il campo se ci siamo rinforzati. Sicuramente abbiamo cercato di migliorare nella qualità dei singoli tutti i reparti, diciamo, almeno comunque nelle scelte dell'allenatore, dargli un pochino più di varietà nel poter trarre, insomma, conclusioni dalla panchina o avere più scelta a disposizione. Giulio Del Fiorentino, vuoi intervenire? Buonasera anche a DS Frara. Buonasera. Vorrei fare una domanda. La scelta di rinforzarla, questa rosa, in determinati ruoli, è una scelta maturata? Non sento bene, la sento un po' lontana. Se puoi fargliela tu, Egidio, se è una scelta maturata nell'ultimo mese oppure già da quando sono arrivati a Lucca sapevano che c'era bisogno di ritocchi. Allora, Frara, Del Fiorentino le chiede se la scelta di prendere questi due giocatori è maturata nell'ultimo mese oppure diciamo che già prima avevate avuto l'impressione che la squadra dovesse avere bisogno di ulteriori ritocchi. Ma non solo questi due, ma anche Fazzi e Di Santo. I due di oggi? Sì, no, diciamo tutti i giocatori che sono stati presi in questa campagna di gennaio. No, beh, sicuramente era una cosa decisa in precedenza, che dovessimo prendere un giocatore in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Questo era sicuramente una cosa preparata a tavolino in precedenza. Quindi questo era un obiettivo che era già chiaro da diverso tempo? Sì, poi chiaramente il mercato di gennaio è molto lungo, bisogna cogliere le occasioni alla fine. Nella lista possibile di giocatori da prendere ci sono tanti nomi, e non sempre si prende magari quello che si voleva, però da questo punto di vista mi ritengo abbastanza soddisfatto. Per esempio Di Santo è un giocatore che noi abbiamo seguito anche quest'estate, poi non c'è stata la possibilità di prenderlo perché aveva già un accordo con l'Entella, per fortuna siamo riusciti a prenderlo adesso. Ultima domanda, Frara, questi due ultimi arrivi saranno già a disposizione di Gorgone a partire da domenica? Ma non credo, Babacar ha un piccolo infortunio e quindi ci vorranno credo una decina di giorni di tempo per essere a disposizione, e mentre Astrologo è stato convocato ieri, è partito questa mattina perché non era ancora deciso, è partito con la squadra del Bari che gioca a Palermo, quindi il tempo di tornare dalla trasferta di Palermo e poi verrà da noi, quindi non lo sappiamo ancora se sarà a disposizione o meno. Ultimissima cosa, anche Elia Visconti qui presente, un bel acquisto da quando ha recuperato dall'infortunio. Sì, Elia da quando ha recuperato dall'infortunio, insomma, ho rivisto, sto rivedendo l'Elia che vedevo l'anno scorso, quindi mi fa piacere,
e deve continuare, perché può ancora migliorare, secondo me. Grazie ad Alessandro Frara, tra l'altro sappiamo che terrà anche una conferenza stampa domani, se non sbaglio. Sì, esatto. Per fare un po' il riassunto del mercato della Lucchese. Grazie ad Alessandro Frara e buon lavoro. Buona serata e grazie a voi. Buona serata. Sera. Allora, questo è quindi il mercato della Lucchese, e poi, come ha detto Frara, poi sarà, come abbiamo detto, come pensiamo tutti, sarà il campo poi, no? Nelle prossime settimane a dirci se è andata bene o no. Comunque c'è stato uno sforzo da parte della società per cercare di colmare le lacune che c'erano nella rosa. Allora, prima di continuare, facciamo un attimo il punto della situazione, andiamo a vedere la classifica aggiornata in vista della prossima giornata di campionato. Ovviamente c'è il Cesena in testa, questo lo sappiamo tutti, la Lucchese ha 27 punti, la SPAL, nostra prossima avversaria, in una situazione drammatica e inimmaginabile all'inizio della stagione, con 21 punti, e questo ci dice che domenica prossima al Porta Elisa sarà battaglia vera, battaglia all'ultimo sangue, perché nella SPAL né la Lucchese possono più perdere terreno per varie ragioni. Direi di vedere qualche immagine di Gubbio Lucchese, l'ultima partita disputata dai rossoneri. Ecco qua, è stata un po' una delusione, perché la Lucchese appunto è uscita sconfitta 1-0 in maniera, possiamo dirlo tranquillamente, largamente immeritata. Elia, ci puoi fare un po' il riassunto di questa partita? Sì, diciamo che è stata una partita che quest'anno si è già vista con noi, col predominio del possesso palla e di occasioni da gol, e poi la loro prima azione subiamo sempre gol. È una cosa che ci stiamo lavorando anche sull'attenzione della fase difensiva, perché avendo sempre noi la palla, quasi sempre, comunque può portare a non avere tanta concentrazione poi sulle ripartenze, quindi è una cosa in cui stiamo lavorando in queste settimane, che sicuramente riusciremo a migliorare. Sì, che sono poi le cose che ha detto anche il mister a fine partita, e dopo le risentiremo, perché abbiamo visto ancora una volta un Gorgone amareggiato, quasi un po' scoraggiato sotto certi aspetti, però sappiamo tutti che poi fortunatamente il campionato la settimana dopo ci propone subito un'altra giornata, un'altra possibilità di rivincita. Speriamo che sia la cosa che accadrà alla Lucchese domenica prossima. Ci fermiamo per un breve istante e poi leggeremo anche qualcuna delle domande che sono già arrivate nel frattempo. A tra poco. Di nuovo a Curva Ovest, in diretta dagli studi di Noi TV, con Elia Visconti e Giulio Castagnoli in studio, e Giulio Del Fiorentino in collegamento. Iniziamo a leggere qualche messaggio. Gli apripista al solito sono Cesare e Luisella di Ponte Amoriano, che salutano tutti in studio. Sconfitta sfortunata di Gubbio. Dopo la sconfitta sfortunata di Gubbio serve subito la vittoria con la SPAL in casa, sempre forza Lucchese. Poi Mirko, che pone due domande. La prima è la situazione contrattuale di Elia Visconti. Come sei messo? Ho firmato un triennale quest'estate. E quindi per tre anni farai parte della Lucchese. Invece una domanda per Giulio Castagnoli, una domandina. Dopo l'ok della Lucchese, l'iter per lo stadio, cosa dovrebbe succedere adesso? In che fase siamo? In 30 secondi, Giulio. Vabbè, la fase è quella avanzatissima, cioè c'è un progetto definitivo. Il documento famoso che serviva per far ripartire l'iter finalmente è arrivato, per cui ora ci saranno i tempi tecnici per convocare la conferenza dei servizi decisoria, che, come dice la parola stessa, deciderà definitivamente. Dopodiché ci sarà il bando e quindi tempi tecnici burocratici. Ecco, diciamo che comunque nel frattempo l'utilità del progetto, a cui è stato dato il via libera, è che servirà per non far chiudere il Porta Elisa la prossima estate. Sì, mi auguro che non sia solo per quello, cioè la motivazione non sia solo quella, perché sennò, come dissi qualche settimana fa, ora siamo in prima serata, uso un termine diverso, ci prendiamo in giro. Sì.
Allora, buonasera a tutti da Tiziano. Volevo esprimere un mio pensiero: come mai a fine partita la squadra non fa più la passerella vicino al fossato per salutare i tifosi? Ilia, comunque andate sotto la curva, no? Sì, comunque dopo la rete prima ci andiamo sempre tutte le partite, quindi non so da cosa dipenda, magari qualche volta sì, qualche volta no, ma non c'è una motivazione precisa. Comunque il saluto ai tifosi c'è. E ci sarà sempre. Solite promesse, aspettative, illusioni, poi se la gente si stanca fa bene, quest'anno i soldi come me, zero, forza Lucca fino alla morte. È un telespettatore evidentemente non soddisfatto delle scelte di mercato della Lucchese. Diciamo che il grosso nome non c'è stato, però la società a quattro giocatori li ha presi. Sì, come ho detto prima, il mercato di gennaio è difficoltoso perché, ripeto, sperare di trovare, diciamo, il giocatore a gennaio è un po' difficile, perché chi sta facendo una buona stagione la società di appartenenza se lo tiene, giustamente, no? E quindi, insomma, bisogna cercare questi colpi qui, di farli magari a fine stagione, quando c'è giocato in scadenza o roba del genere. Ora ti devi, fra virgolette, accontentare, e la Lucchese, fra le altre cose, ha fatto delle operazioni che secondo me sono positive, quindi non vedo tutta questa amarezza. È chiaro che le squadre si fanno fondamentalmente, si fanno a giugno, si dice, no? Chiaramente. Però, ecco, diciamo, il mercato di gennaio serve un po' così per rattoppare, per affazzonare situazioni magari anche dove numericamente una squadra è in difficoltà o per qualche infortunio o roba di questo genere. Quindi la Lucchese quest'anno, chiaramente, vista la classifica in questo momento qui, non potrà aspirare a posizioni di rilievo nell'eventuale griglia playoff, perché appunto vediamo la classifica, diciamo il sesto posto, che in questo momento qui è del Gubbio, dista 10 punti, cominciano ai settantini. È chiaro che quando è che si parla di campionato positivo? Quando la squadra riesce ad arrivare quarta, quinta in classifica, in modo da avere, diciamo, anche gli scontri, le prime partite in casa, con due risultati tutti a disposizione, mentre invece se rientri nei playoff la posizione di rincazzo, c'hai l'obbligo della partita fuori casa con un risultato solo a disposizione, eccetera eccetera. Quindi la Lucchese quest'anno, secondo me, deve tentare il massimo per entrare nella miglior posizione possibile, dando un occhio importante alla Coppa Italia, perché quella ti permetterebbe... E quella è l'incognita. È l'incognita che potrebbe essere positiva. Buonasera a tutti, mercato non male direi, anche se mi sarei aspettato un bomber da doppia cifra, che di santo mi pare non sia. Detto questo, penso che le nostre possibilità di salvezza passino dalle prossime quattro partite. Se facciamo come le prime quattro del girone di ritorno, si va giù. Speriamo in bene, ma le aspettative erano altre. Firmato Luca, che quindi dice non male il mercato, però non ha prospettive molto ottimistiche sul futuro del campionato. Comunque la situazione è questa. Volevo tornare, prima di tornare su Gubbio Lucchese, volevo invece andare da Giulio Del Fiorentino, perché ancora non ho sentito una sua valutazione sul mercato di gennaio della Lucchese, che si è chiuso da poche ore. Fatto qualche settimana fa quello di Fazzi, credo che sia un ottimo acquisto in virtù del fatto che questa squadra aveva bisogno anche di qualcuno abituato ad altri palcoscenici. E poi però da Fazzi non mi aspettavo di trovarlo già squalificato subito dopo poche partite. Credo che Di Santo sia comunque un giocatore importante per questa categoria, non dimentichiamoci che la Lucchese ha due nomi importanti davanti, al netto della presenza poi di Guadagni e di altri, però Magnaghi è comunque un bomber a tutti gli effetti, un centravanti vero che probabilmente non ha ancora trovato la sua dimensione nella scacchiera di Borgone, ma io lo considero un vero centravanti. E poi c'è Yeboah, che comunque dal punto di vista fisico ha uno strapotere talmente grande che potrebbe essere la chiave di volta del nostro campionato. Resta inteso che condivido con l'analisi di Giulio Castagnoli, quella di domenica era una partita fondamentale. Gubbio 37, Lucchese 27.
Pensate, se la Lucchese avesse concretizzato le sue occasioni, avesse vinto questa partita, Gubbio 34, Lucchese 30, era tutta un'altra musica. E oggettivamente gli errori visti con Gubbio sono purtroppo gli stessi che abbiamo visto in altre occasioni, quindi più che di nomi, forse la Lucchese ha bisogno di una registratina su quello che diceva Elia Visconti, quindi un atteggiamento in campo che consente qualche volta di lasciare anche l'iniziativa all'avversario, però di mettersi dietro e non dover sempre giocare di rincorsa, dove la concentrazione è importante, ma dove a volte c'è anche il caso. Noi l'altro giorno, dopo la partita, analizzavamo la posizione di Benassai sul gol di del Gubbio, ma in realtà poi riguardando bene era tutta la difesa che con un rimpallo vinto è saltata nelle posizioni, quindi non mi sento di avere un'analisi dove c'è una squadra dove aveva delle carenze gravissime e quindi doveva rintuzzare. Mi sento piuttosto di una squadra che deve in qualche maniera trovare la sua vera dimensione. Credo che quanto visto in Coppa Italia, dove la Lucchese forse gioca anche un pochino più sciolta, non lo so, senza la pressione della classifica, senza dover ricordare gli errori passati, vedo una squadra un po' diversa, perché oggettivamente l'attacco del Padova non è l'attacco del Gubbio. Detto che comunque il Gubbio è una squadra che dà sempre noia fino in fondo, non ho visto soffrire quanto mi immaginavo di soffrire. Tre occasioni che le puoi concedere al Padova, due belle parate di Coletta, però ecco, non mi aspettavo che se la Lucchese faceva la stessa partita col Gubbio, trovando magari un gol nel primo tempo, la partita si sarebbe messa meglio. Oggi veramente mancano dei punti che cominciano a farti guardare dietro invece che davanti. Beh, quindi l'analisi è appunto più che giocatori c'è bisogno di un cambio di mentalità, appunto un cambio di registro, e lì è quello che hai detto te in fondo, no? Sì, praticamente, ma si vede anche dalle partite, noi comunque dominiamo per possesso palla, per occasioni, anche per calci d'angoli e tutto, però alla prima nostra disattenzione, fra virgolette, subiamo gol. Questa cosa, come ho detto prima, la stiamo cercando di migliorare, però credo che un dominio così assillante come facciamo noi è difficile da vedere in Lega Pro. Quindi noi, secondo me, la strada giusta è questa, solo da limare qualche dettaglio mentale e comunque anche difensivo, che non comprende anche la difesa, ma tutta la squadra. Allora, prima di risentire quello che ha detto Gorgone al termine della partita di Gubbio, andiamo a vedere un fotogramma di un episodio, dell'episodio incriminato della scorsa partita, ovvero la rete segnata da Magnaghi, che è stata annullata per fuorigioco. Questo è l'attimo in cui c'è il passaggio verso Magnaghi, che lo vediamo quasi al centro dell'inquadratura tra i due giocatori del Gubbio. La mia personale impressione è che Magnaghi, sia pur di poco, sia al di là dell'ultimo giocatore del Gubbio, però diciamo che questo è l'ennesimo episodio da VAR che ci ripropone appunto questo tema, perché la Lucchese sarà incappata almeno in una decina di questo tipo di episodi. Quasi tutti gli sono stati fischiati contro. Questo vuol dire un paio di cose: che se ci fosse il VAR sarebbe meglio, e forse fischiare contro la Lucchese è più facile che fischiare contro altre squadre. Può anche darsi che anche questa sia una spiegazione. Giulio, prima di tutto, te come lo vedi? Era fuori gioco o no, secondo te? Onestamente forse questo è l'unico fotogramma che ci fa vedere realmente il momento del passaggio di Gucher a Magnaghi, e onestamente anche a me in questo momento qui mi sembra che con la spalla sinistra sia parecchio più avanti del giocatore, perché se te guardi il giocatore del Gubbio è a filo lunetta, diciamo così. Sì, mentre invece Magnaghi è abbastanza più vicino alla riga dell'area di rigore, quindi potrebbe essere anche stato fuori gioco. Però ecco, io quello che vorrei
che si finisse un po' di dare sempre la colpa una volta all'arbitro, una volta alla sfortuna, una volta all'episodio, perché si rischia troppo di piangerci addosso e di, come dire, anche trovare degli alibi che ci sono, perché per carità, errori arbitrali ci sono stati, questo mi sembra quello meno clamoroso, mi ricordo quello di Ferrara abbastanza clamoroso invece. Quello col Gubbio in casa, col rigore, col fallo di mano sulla riga. E anche il rigore dato al Pescara in casa a Lucca, esatto. Non era fuori area, quello nettamente. Esatto. È un misto di situazioni. Poi non dimentichiamoci anche i 15 legni colpiti fino a questo momento, sì, dalla Lucchese. Sono, mi sembra, 10 pali, 5 traverse, qualcosa del genere. Quindi... Che cominciano a essere un po' tanti, che vuol dire, di sicuro vuol dire che si tira tanto in porta. Probabilmente vuol dire anche che quando si tira non si è nelle condizioni ottimali per concludere al meglio. Tante volte, come ho detto anche in un'altra trasmissione, è sfortuna. Mi viene in mente il palo di Rizzo Pina sulla punizione a Perugia, quella è sfortuna. Palo interno, la palla attraversa la riga e va fuori dalla parte opposta. Mentre per esempio il palo di Eboà all'inizio partita è più un gol sbagliato, secondo me. Perché da un metro dalla porta prendi il palo, è un gol sbagliato. È sfortuna la traversa di Rizzo Pina con la Fermana in casa, attraversa riga, e magari è un gol sbagliato il palo di Russo Arezzo, che era a un metro dalla porta. Quindi voglio dire, non è sempre sfortuna e non è sempre un episodio da amputare magari all'arbitro che ci fa perdere le partite. Onestamente la Lucchese a questo punto del campionato, secondo me, doveva avere almeno 6 punti in più, onestamente. Elia, voi ne parlate dello spogliatoio di questa storia dei pali, le traverse, gli errori arbitrali, le sviste, gli episodi dubbi? No, onestamente no, cioè non ci soffermiamo su queste cose, alla fine gli arbitri li fanno, gli errori li fanno in Serie A col VAR, quindi può capitare, come noi sbagliamo, sbagliano anche gli arbitri. Come ha detto Giulio, non dobbiamo pensare agli errori, ma dobbiamo fare meglio noi in campo per non permettere all'arbitro di fare gli errori. Secondo me, comunque, volte... opinione personale, con il VAR la Lucchese forse avrebbe quei 6 punti in più che dici te, Giulio. Può essere. Poi, per esempio, un'altra cosa che a questa squadra forse un po' manca, no? Perché è una qualità anche quella, è quella della famosa furbizia. Io ho visto il Gubbio in 2 partite quest'anno, ma il Gubbio di Bradia l'ho visto l'anno scorso. Anche domenica scorsa, per incanto, sull'1-0 per loro, nell'azione dopo, immediatamente dopo il gol... È stato un terreno, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, un giocatore, si è alzato quello, ne è caduto un altro a 20 metri di distanza, un altro 1 minuto e mezzo, 2 minuti per terra, gioco spezzettato, ostruzionismo diciamo esasperato, cosa che noi siamo più buoni, più bellini a vederci, ma non abbiamo ancora quella malizia, quella, diciamo, quel pelo sullo stomaco che ti permette di vincere anche le partite 1-0, come dire, passi in vantaggio, la partita è finita. Col Gubbio è così. La Lucchese ancora questa qualità qui non ce l'ha. Ci fermiamo. Forse, scusami, perché è anche una squadra giovane, mentre il Gubbio ha anche, diciamo, qualche marpione, come si dice in gergo, che appunto viene da diversi campionati in categoria e quindi... Più smaliziato. Sì. Ci fermiamo per pochi volevo istanti. Volevo ricordare... Giulio. Sì, volevo ricordare una cosa che ora sembra che ci siamo messi d'accordo io e Giulio, ma quando Braglia allenava a Lucca, e ti assicuro che in quel periodo io di allenamenti ne vedevo tanti, non c'era un allenatore che insegnava a spezzettare il gioco al 70esimo, quando Lucca ha fatto gol, 74esimo, sapevamo che la partita era finita, non c'era niente da fare. È la squadra che da sola prende coscienza del fatto che in una partita come quella giocata come contro la Lucchese, dove la Lucchese ha tenuto il pallino del gioco, ha preso un palo, gli hanno annullato un gol, cioè, sai benissimo che da un momento all'altro ti può fare il gol e devi fare in maniera che la partita sia finita. Io credo, come dice Giulio, che questa è una cosa che si impara giocando assieme, si diventa squadra diventando anche un pochino meno bellini, come dice Giulio, e è vero, è un pochino più furbini. Adesso ci fermiamo per davvero, la pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Siamo ritornati a Curva Ovest su Noi TV in diretta dai nostri studi. Un paio di domande al nostro ospite Lia Visconti. La prima: qual è il giocatore con cui ha legato di più? Ma diciamo che io sono un ragazzo con cui va d'accordo veramente con tutti, sono uno sempre che ride, scherza. Sicuramente quelli con cui sono stato l'anno scorso c'ho un legame un po' maggiore, i vari Tiritiello, Benassai, Quirini, Coletta, Lagna. Poi, come ho detto prima, mi trovo bene con hai tutti. Hai detto mezza squadra, quindi è così, non vorrei che si offendesse l'altra mezza. No, però ovviamente 2 anni insieme non è un anno, ecco, solo questo. Però io mi trovo bene con tutti. La domanda da Linda: saluto Elia, a cui vorrei chiedere come si trova a giocare esterno di centrocampo e se fisicamente ora è al 100%, perché abbiamo notato che da un paio di partite sta tornando ai suoi livelli. Allora, fermati, perché allora chiedo alla regia, prima gli avevo chiesto di mandare il commento dopo Gubbio Lucchese, allora invece chiedo alla regia di mandare che cosa ha detto mister Gorgone su Visconti dopo la partita contro il Padova. Che Visconti è stato il protagonista probabilmente di quella partita, ha fatto una prestazione splendida, entrando anche nell'azione della rete altrettanto splendida. Sentiamo che cosa ha detto Gorgone al termine di quella partita su Elia. Ottimo, ha fatto una grandissima partita Elia, grandissima partita, si è messo a posto fisicamente. Gli avevo fatto notare qualche mese fa che fisicamente doveva migliorare, poi a volte uno non se ne rende conto. Chi ha a cuore il rendimento e la prestazione di un giocatore più di tutti penso che sono io, quindi se vedo che un giocatore è sotto prestazione o sotto performance, io lo dico solo per loro, per me, per noi. Elia oggi è un altro giocatore. Insomma, Elia adesso è un altro giocatore. Che ci hanno incuriosito queste parole? Ti aveva visto male fisicamente? Sì, sicuramente lo ringrazio per le parole, non le avevo sentite. Sicuramente non stavo bene fisicamente, come ha detto il mister. Loro mi hanno insistito per cui ritornassi il vecchio Elia dove mi aveva visto magari partite dell'anno scorso, dell'anno prima. Ma è stata colpa anche dell'infortunio che hai avuto in autunno? Sicuramente ha inciso, ma anche prima non stavo bene, ma credo che si vedeva anche in campo. Adesso mi sento veramente, non dico al 100%, ma ci sto arrivando piano piano, secondo me posso ancora migliorare. E ti chiedeva Linda come ti trovi a giocare esterno di centrocampo? No, bene, un ruolo che non avevo ancora fatto, il quarto in un centrocampo a 4. All'inizio, sincero, ho avuto un po' di difficoltà perché è comunque un ruolo nuovo, ho compiti diversi, però secondo me adesso sto integrando bene a farlo, capisco anche i movimenti, magari con di solito in questa partita c'era Rizzo Pinna, quindi ci capiamo bene anche dall'anno scorso, c'è una buona intesa, mi sto trovando bene. Parlavamo prima dell'inizio della trasmissione, tu hai ricoperto tanti ruoli già nella tua carriera e anche proprio nella tua avventura alla Lucchese. Sì, quest'anno magari è il primo anno che sto facendo più un ruolo singolo, gli altri anni comunque, come hanno visto, ho fatto un po' la mezzala, un po' il terzino, un po' l'esterno, il trequartista, diciamo che sono un po' duttile, quindi sono a disposizione per quasi tutti i ruoli, ecco. Su Elia che cosa si può dire, Giulio? Ah, ne parlavamo prima che iniziasse la trasmissione, mi ricordo che l'anno di Pagliuca c'era la famosa diatriba Elia terzino, Elia mezzala, Elia terzino, Elia mezzala. Poi alla fine, appunto, quando è riuscito a fare anche il trequartista, abbiamo visto che c'è anche un certo tiro, c'è anche un sinistro esplosivo, quindi magari appunto andrebbe sfruttato il giocatore per le caratteristiche, dico in generale, non nello specifico. È chiaro che un giocatore va sfruttato per le caratteristiche che ha, e Elia Visconti è uno che comunque, ricordo, fece anche un bel gol al volo di sinistro nel set, non mi ricordo con che partita era, una partita Ancona. Che si pareggiò 2-2. Ancona, può dare? Sì. E quindi voglio dire, diciamo, non lo vedo terzino, gliel'ho detto anche prima, non lo vedo troppo con troppi compiti di marcatura giù basso, una difesa a 4, ce lo vedo meno. Lo vedo bene come sta giocando ora e comunque anche, però Gorgone non ha quel tipo di idea lì, come mezzala o come appunto come trequartista, ci sono anche altri colleghi che lo stanno facendo bene. Però ecco, diciamo che se lui sta bene, il ruolo gli piace e rende in quel ruolo, è l'ideale. È l'ideale. Tigo da Lucca, un saluto Elia, unico bell'acquisto di gennaio, abbiamo ritrovato il migliore Elia. Una domanda, una bandiera della Lucchese in studio non ci starebbe male.
Però abbiamo Giulio Castagnoli che è una bandiera della Lucchese vivente. Sì, quindi non sventolo tanto bene perché sono anche abbastanza robusto, quindi vediamo. Comunque prendiamo nota del suggerimento e vedremo che cosa possiamo fare. Allora, abbiamo parlato di Elia Visconti, abbiamo sentito Gorgone dopo il Padova, adesso però sentiamo Gorgone dopo la partita col Gubbio. Tutt'altro umore lo sentiremo e sentiamo che cosa ha detto. C'è qualcosa che manca, che bisogna mettere assolutamente, il fatto di a volte giocare la partita meglio degli avversari o giocarla in maniera più dominante, diciamo, questo non, ormai abbiamo appurato che non ti porta a vincere la partita, quindi bisogna, mentre fai questo tipo di partite, sapere che all'improvviso può succedere qualcosa, e puntualmente succede. Abbiamo buttato una miriade di punti, sono avvelenato, non sembra, perché sono stanco, perché non si può, ogni volta arriviamo lì che sembra che possiamo vincerla, invece la stiamo pareggiando e poi la perdi. È capitato troppe volte, a volte gli errori, come ho detto, sono stati arbitrali, a volte sono stati spesso errori nostri, di disattenzione, di superficialità, di poca cattiveria. Gli altri riescono a soffrire, a stare più sul pezzo e portano a casa i risultati, questo non riusciamo a farlo noi, al di là poi degli errori che si possono fare durante la gara. Questa è una cosa che bisogna cambiare velocemente, in fretta. Non possiamo stare sempre con l'acqua alla gola ogni volta che arriviamo a giocare una partita determinante, perché hai le possibilità di vincerle le partite, perché anche oggi hai avuto la possibilità di vincerla, ma non devi perderla. Se non la vinci, non la perdi. Sembra che non c'è una via di mezzo, o vinciamo o perdiamo. È una cosa, non è più sostenibile. Sono le cose che vi ha detto al termine della partita negli spogliatoi, queste? Ma dopo la partita di solito il mister non parla, perché magari a caldo non si dicono le giuste cose, però sicuramente le cose che analizziamo anche noi dopo la partita, perché davvero possiamo vincere tante partite anche di fila, perché creiamo, vediamo i video che dominiamo la partita e gli altri con un lancio lungo, perché è quello che è successo, prendiamo gol, quindi come ho detto prima, con i video riusciamo anche a migliorare questa cosa sul campo. Bene, speriamo che col lavoro già da domenica si possa un po' ribaltare questa tendenza. Non so se Giulio Castagnoli o Del Fiorentino vogliono aggiungere qualcosa, peraltro l'argomento l'abbiamo già sviscerato abbastanza, c'è bisogno di un cambio di mentalità. Del Fiorentino, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, mi fa paura che questo cambio di mentalità è quello che cerchiamo da parecchio tempo, uso il plurale noi, e questo cambio non arriva mai. Fai due partite bene e poi ci è questa, chiamiamola distrazione, non lo so, però potrebbe essere anche un errore concettuale nell'essere così propositivi, non lo so, però di sicuro l'allenatore, e noi gorgoniani lo sappiamo, ha rischiato e rischia tuttora. Allora, andiamo a sentire la voce di un nuovo acquisto della Lucchese dopo Fazzi e Francesco Di Santo, prima dei due acquisti al photo finish di oggi. L'abbiamo intervistato al Porta Elisa dopo l'allenamento di oggi pomeriggio, sentiamo che cosa ci ha detto. Francesco Di Santo, intanto come stai fisicamente? Stai bene? Pronto eventualmente a scendere in campo? Sì, sono a disposizione. Fine settimana scorso ancora non era arrivato il tesseramento, però sto bene fisicamente, mi sono sempre allenato e sto conoscendo sempre di più il gruppo, un ottimo gruppo, e sono pronto a dare il mio contributo e a disposizione del mister. Domenica è una gara particolarmente tosta perché la spalla scende a Lucca con l'intenzione dichiarata di vincere. Come pensi che sarà la partita? Ma io penso che come tutte le partite siano partite toste, sicuramente può essere ci sia una partita molto, molto difficile sotto l'aspetto tattico e anche motivazionale, però sono convinto che faremo un'ottima gara, perché anche a Gubbio ho visto una squadra, ero in tribuna e ho visto una squadra messa bene in campo, che anche un po' per sfortuna non è riuscita a fare gol. Però ecco, dobbiamo sicuramente essere un pochino più cattivi sotto porta, ma ci sono tutte le condizioni per fare una grande partita. Come ti dobbiamo considerare? Esterno offensivo, trequartista o tutte e due?
Ma sicuramente il mio ruolo è esterno, però sono a disposizione del mister per qualsiasi cosa, a destra, a sinistra, insomma dove c'è bisogno sono venuto qui con tutta la voglia e l'ambizione di fare bene e di dare un grosso contributo a tutti, alla squadra, alla società e ai tifosi. L'anno scorso una splendida stagione con la Robur Siena, questa stagione invece quest'anno una partenza un po' falsa con l'Entella, come lo spieghi questa grande differenza che c'è stata? Ma sicuramente io non sono uno che cerca alibi, ho avuto esperienze nel corso della mia carriera dove sono ripartito da zero e ci ho sempre messo la faccia e la voglia senza nessun tipo di problema. È stato un anno, 6 mesi un po' particolari, sicuramente un po' l'aspetto tecnico, un po' tante vicissitudini che non hanno portato a quello che mi aspettavo fin da quando ho firmato il primo giorno. Però come dicevo prima, adesso sono qua, non sono abituato a guardare indietro e sono pronto per dare tutto per la Lucchese. Questo quindi era Francesco Di Santo, che potrebbe scendere in campo già domenica contro la SPAL. Leggiamo qualche altro messaggio. Alla squadra manca quella sana cattiveria che in queste categorie fa la differenza. Firmato Michele da San Marco. E poi la malizia a cui fa riferimento Giulio, non sappiamo quale, nasce secondo me dalla fame che una squadra ha di vittoria e che noi purtroppo fa difetto. Poi alla fine vedi 5 minuti di recupero e viene da ridere. Firmato Maurizio da Lucca. Manca la cattiveria, manca la fame di vittoria. Giulio Castagnoli. No, non credo che sia un discorso che manchi la fame di vittoria. È una qualità che, diciamo, magari ti viene anche con l'età, no? Perché i più giovani, difficile che siano così smaliziati da, no, da poter, come si diceva prima. Mentre magari vedo più, che so, un Gucker è sicuramente smaliziato, un TDTL è sicuramente smaliziato, ma magari in un contesto di una squadra sempre comunque giovane, perché giochiamo sempre con le quote, ci sono dei ragazzi appunto del 2002, Cangianiera addirittura 2004, insomma gente giovane che magari in quel momento lì pensa più a giocare, pensa più, come è giusto, no? Anche a mettersi in mostra, a cercare di magari di strafare anche tante volte. Mentre invece magari quello smaliziato si mette lì e dice, vabbè, no, si vince 1-0. Bene, ora intanto mi prende il crampo, no? Poi quell'altro smaliziato va per terra, ci sta 3 minuti perché fa finta che gli sia uscita la spalla. Insomma, sono quelle cose che magari sono anche brutte dette così, no? Perché il calcio è un gioco e si dovrebbe cercare teoricamente di giocare appunto, no? Però è anche vero che nel calcio contano i risultati tante volte, e ripeto, il Gubbio di Braglia, che poi è stato anche onesto dicendo che la Lucchese non si meritava assolutamente di perdere, il Gubbio di Braglia ha queste caratteristiche perché Braglia le inculca nella testa dei giocatori, perché non ci dimentichiamo che Braglia l'abbiamo conosciuto, che a me mi sta anche simpatico onestamente, a San Giovanni Valdarno, quando in una partita che era, diciamo, valevole per l'accesso ai play-off, l'ultima di campionato, la San Giovannese era, non, mi pare finì 0-0, non mi ricordo, la Lucchese doveva vincere, gli ultimi 10 minuti che non c'era più un pallone in tutto lo stadio. Perché? Perché l'aveva fatti sparire, e così facevo quando era a Lucca, quando era a Pisa, eccetera, eccetera. Quindi, probabilmente, ripeto, sono un po' è l'allenatore che inculca nella mente dei giocatori certe furberie, però ti ci vogliono anche giocatori adatti per poi farle, per poi praticarle in campo. Elia, voi avete fame di vincere? Certo, ma credo sia una cosa scontata, ma come dice lui è una cosa che hai dentro. Io personalmente ce l'ho molto meno rispetto, come ha detto lui, un Gucker, un Tiritiello, ma perché anche caratterialmente io non ce l'ho dentro, però è una cosa che si può migliorare sicuramente, cercheremo di farlo. Allora, dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, però quando rientriamo, dovremmo averlo già in collegamento, parleremo con Alessandro Sovrani, giornalista di Ferrara che segue da una vita la SPAL, per parlare di questa partita di domenica prossima e del momento molto particolare attraversato dalla SPAL, che è terz'ultima in classifica, abbiamo già detto, una situazione inimmaginabile ad inizio di campionato. E poi siamo andati anche a intervistare l'amministratore delegato della Fosber questo pomeriggio, perché come sapete la Fosber è diventata una
uno sponsor, un nuovo sponsor della Lucchese, quando si parla di settore cartario o di aziende che fanno macchine per cartiera, si tocca un nervo scoperto, no? A Lucca, perché da una vita i tifosi della Lucchese chiedono l'intervento deciso delle aziende del territorio per rilanciare la società e la squadra, e sentiremo che cosa ci ha detto. Ma ci ritroviamo tra pochi istanti con Alessandro Sovrani per parlare di Lucchese Spalla, tra poco. Siamo tornati in diretta con Curva Ovest, leggiamo qualche messaggio prima di parlare con Alessandro Sovrani. Forza Lucchese, presidente Bulgarella Ale. Sogno di trovare ai playoff il Gubbio di Braglia e di batterlo con le sue stesse alchimie per di tempo. E poi un saluto ad Elia e Giulio Castagnoli, Forza Lucchese sempre, da Stefano Brico. Poi ci sono anche altri messaggi, probabilmente non riusciremo a leggerli tutti. Allora, Alessandro Sovrani, sei in collegamento con noi? Buona serata a tutti, ben ritrovati agli amici di Lucca. Buonasera. Grazie Alessandro, buonasera anche a te. Sappiamo che hai seguito fino ad ora il mercato della Spalla, il mercato di gennaio, però ecco, volevamo sapere da te un po' la situazione a Ferrara, perché anche di qualche giorno fa un comunicato durissimo della curva Ovest Spallina nei confronti della società. C'è stata questa nuova sconfitta in campionato contro la Juventus. La partita di Lucca è l'ultima spiaggia? È l'ultima spiaggia, a mio giudizio, senza ombra di dubbio, per Leonardo Colucci, perché il tecnico all'inizio della stagione, a Mimmo Di Carlo, non è riuscito a dare la svolta al campionato della formazione ferrese. Ampiamente giustificato il lavoro al di sotto delle aspettative di Colucci, perché ha avuto a disposizione una squadra alle prese con tantissimi problemi, a iniziare dagli infortuni che hanno messo fuori gioco per un lungo periodo giocatori importanti sui quali un po' si era basata la struttura iniziale della squadra. Una squadra che gioca col 4-3-3 si è trovata ben presto senza i due esterni titolari, due pezzi pregiati del mercato, perlomeno sulla carta, quali sono da considerarsi Siligardi e Dalmonte. Entrambi sono ancora fuori. Siligardi ha subito una frattura al perone e Dalmonte un infortunio muscolare molto molto pesante. Dalmonte è rientrato da un paio di settimane, però ha un'autonomia di 30 minuti, non di più. Tra l'altro uno di quei giocatori che faleva sul cambio di passo, sulla rapidità e sulla velocità, quindi se gli vengono a mancare forza e anche tenuta, si ritrova in grandi difficoltà per mettere a frutto tutto quello che è teoricamente il suo potenziale. Poi c'è un errore che arriva dal mercato, una sottovalutazione per quanto concerne il parco attaccanti. La Spalla non ha ingaggiato nel corso del mercato estivo una vera punta centrale. C'è Antenucci, ma ricordiamo che il capitano ha compiuto 39 anni a settembre, è un giocatore che non si risparmia. A lui è stato chiesto un lavoro, mi si passi il termine, super straordinario, impiegato fuori ruolo, perché non è un vero e proprio 9. Si è ritrovato alla fine del giro di andata a essere il giocatore con il maggior minutaggio, per cui ha speso tantissimo, in questo momento in grande difficoltà. Doveva essere un surplus, una sorta di ciliegina sulla torta, invece si è chiesto lui di guidare il reparto offensivo. La Spalla aveva ingaggiato anche il giovane Sisse proveniente dal Parma, ma anche in questo caso non possiamo parlare di un vero e proprio ariete, un vero e proprio uomo in grado di finalizzare le azioni di tutta la squadra. Anche in questo caso al debutto si è infortunato Crociati ed è fuori probabilmente sino a questa primavera, quindi questa è la giustificazione. Poi è venuto meno l'apporto di tanti giocatori dai quali ci si aspettava molto molto di più, soprattutto dai più esperti, vedi Bruschagin, vedi Valentini. C'è il problema del portiere, perché era stato ingaggiato Del Favero, prodotto delle giovanili della Juventus, ha deluso tantissimo. Gli è subentrato Alfonso, un giocatore di grande esperienza, ma non
al top della condizione fisica, forse sta pagando il logorio dei tanti anni trascorsi in campo. In mediana c'è Carraro, anche da lui ci si aspettava tanto, ma il suo gioco lento, compassato, privo di fantasia, ha portato a far sì che tutta la squadra non stia girando, per non parlare poi dei problemi sugli esterni difensivi. Come vedete, dove ci giriamo ci sono difficoltà, ci sono problemi. Tripaldelli sceso dalla Serie B in compagnia di Celia, che poi è stato ceduto all'Ascoli, creando tantissimi problemi. E qui veniamo alla partita con la Lucchese. La Lucchese con esterni quali Rizzo Pinna, quali Guadagni, lo abbiamo visto anche nelle partite dell'andata, la squadra ha rubacchiato un punto, perché diciamoci la verità, se non fosse arrivato a quell'acquazzone, un punto o due, poi cioè due se pensiamo a quelli persi dalla Lucchese, uno se pensiamo a quello che si è portato in casa la formazione ferrarese, ma la Lucchese ha dominato quella partita, se si fa eccezione per il gol realizzato da Rao nel corso della ripresa di quel confronto. Quindi nei 90 minuti, 80 minuti dominio rosso-nero, 10 minuti dominio bianco-azzurro, alla fine è arrivato il pareggio per una SPAL che ad inizio stagione i più ottimisti addirittura prevedevano, certamente in quel gruppo non c'era il sottoscritto, che la squadra di Carlo potesse lottare per la promozione diretta, ma non aveva di sicuro questo potenziale questa SPAL. Alessandro, pensavamo che potesse arbitrare tra il quinto e il decimo posto, invece è arrivata questa crisi incredibile. Vi dico solo un dato: il capocannoniere della SPAL, qui teniamo in causa l'attacco, ma poi tutti sanno, Visconti per primo, che se l'attacco non è supportato a dovere e fatica, poi essere messi in condizioni di trovare la via della rete. Il capocannoniere è Peda, che è un difensore con 3 gol. Questo è il giocatore che ha realizzato il maggior numero di reti, tant'è che si è corsi ai ripari con questo mercato. È arrivato Zilli dalla Cosenza proprio in queste ultime ore, l'operazione è stata perfezionata praticamente ieri. È arrivato Petrovic dal Trento, giocatore che ha realizzato 7 gol nel corso del girone di andata, ed è un giocatore che ha proprio quelle caratteristiche che non si ritrovano nella rosa della SPAL, perlomeno non si ritrovavano fino a questa mattina. Alessandro, se la SPAL perde a Lucca, Colucci salta? Secondo me assolutamente sì, non si può fare diversamente. Noi ci aspettavamo che già la sconfitta in casa con la Juventus Next potesse costare la panchina a Colucci, gli è stato concesso un ulteriore appello, basta dare uno sguardo alla classifica. Se la SPAL perde a Lucca resterebbe ferma a 21 punti, metti il caso che la Recanatese e l'Ancona vincessero e la vispesero, la SPAL proviamo a guardare dove si ritroverebbe, si ritroverebbe a 7-8 punti dalla zona salvezza, e la situazione diventerebbe a quel punto veramente, bisogna essere realisti, drammatica, anche se personalmente ritengo, con gli acquisti del mercato di gennaio, anche se ancora c'è qualche condizione, qualche giocatore, faccio il nome ad esempio di Buchel, che è molto molto a corto di condizione, sta crescendo invece, penso che con questi acquisti la SPAL sia indubbiamente qualitativamente, anche a livello di esperienza, superiore al gruppo di squadre sulle quali deve fare la corsa per cercare di evitare i playout. Allora, non so se Castagnoli o Del Fiorentino vogliono fare qualche rapidissima domanda con rapidissima risposta a Sovrani. No, più che una domanda, io volevo dire che difficilmente le squadre che retrocedono dalla Serie B in Serie C, e poi insomma voi venite da, purtroppo, da diverse retrocessioni, perché siete retrocessi prima dalla Serie A alla Serie B, poi dalla Serie B alla Serie C, ma difficilmente le squadre che retrocedono dalla Serie B alla Serie C poi l'anno dopo si ripresentano in assi di partenza tra le favorite, cioè, o quantomeno gli addetti ai lavori le pongono sempre tra le favorite, ma poi vedete quello che è successo alla Reggiana per tanti anni, al Cesena per tanti anni, al Pescara che non sta riuscendo a risalire, all'Entella e quindi al Perugia quest'anno. Quindi dico, secondo me chi annoverava la SPAL tra le probabili favorite o comunque tra quelle che avrebbero lottato per la vittoria del campionato faceva un errore anche proprio, è quasi un errore di concetto, perché difficilmente, le ripeto, le squadre retrocesse dalla B alla C poi riescono a risalire subito. Vuoi per un discorso anche di
così, probabilmente anche un discorso psicologico, mentale, cioè una squadra che tiene tanti giocatori o diversi giocatori, insomma, che hanno fatto la categoria superiore, a livello di motivazione probabilmente scendono notevolmente e parallelamente invece si ritiene che avendo giocatori di categoria superiore sia tutto più facile, poi se questi non si adattano alla categoria sono dolori. Ecco, Ecco, volevo tra fare l'altro, questa tu invece semplice di... considerazione. no, ma se ti interrompo, a conferma di ciò aggiungiamo anche il fatto che la SPAL ha ingaggiato molti giocatori provenienti da categorie superiori, con trascorsi perlomeno in Serie B over 30, abbondantemente anche over 30, e questo va a conferma di quello che dici tu, indipendentemente poi dai giocatori che sono rimasti o meno a Ferrara. Qui il responsabile dell'area tecnica, che è Filippo Fusco, più volte chiamato in causa, ha accettato questa critica e ha ammesso chiaramente, questo la dice lunga, non voglio andare oltre nei commenti, devo ammettere che ho commesso tanti errori perché conosco poco la categoria. Questo per essere chiari. Poi altro discorso che voglio farti è questo, che d'accordo che la SPAL, era anche la mia idea, non potesse contare su un gruppo tale che si potesse trovare in corsa con un Cesena, non con la Torres, che è una sorpresa, ma vi faccio il nome del Perugia, faccio il nome della Carrarese, tanto per citare le squadre, la stessa Entella che ha deluso, citare le squadre che sulla carta erano più quotate. L'obiettivo della SPAL doveva essere quello di cercare i playoff, quindi classificarsi tra il quinto e il decimo posto. A mio giudizio ne aveva le potenzialità, invece si ritrova oggi a cercare di evitare i playout. Poi dovesse addirittura esserci un ulteriore crollo, ma questo lo escluderei, dovrebbe guardarsi anche dalla Fermana e dall'Olbia, soprattutto dalla Fermana che è ultima. Queste due squadre, un punto oggi, un punto domani, stanno muovendo la classifica. La Spala ha fatto una lunghissima serie di pareggi, però non vince, non vince, non vince. Ecco perché abbiamo chiamato in causa l'attacco, però ribadisco il concetto espresso in precedenza, agli attaccanti poi vanno forniti i palloni. Giulio Del Fiorentino, rapidissimo. Volevo salutare l'amico Alessandro. Una domanda rapidissima: se per caso saltasse Colucci, pensi che richiameranno Di Carlo o si va su qualche nome nuovo? Questo è un bel rebus, anche perché noi abbiamo a che fare con il presidente Giorgia Coppina, che è un personaggio molto particolare, vedi le scelte fatte negli anni precedenti. Qui ha gettato al vento tanti tanti di quei quattrini, che è una cosa incredibile, con alcune scelte che ha voluto fare di testa sua, al contrario di quelle che erano le strategie e le idee dei suoi direttori, dei suoi responsabili dell'area tecnica, per cui è difficile ipotizzare cosa possa avvenire nella malaugurata ipotesi vista dall'ottica ferrarese, e si debba domenica fare i conti con l'ennesima sconfitta. È un'ipotesi quella di Di Carlo, potrebbe esserci anche qualche altro nome. C'è chi da tempo perora la causa dell'allenatore dell'Under 18, che ha vinto due campionati nazionali ultimamente, però non ha alcuna esperienza in categoria, ma potrebbe anche essere questa una strategia, ovvero quella di Pedriali. Vorrei Grazie, chiedervi una cosa. Alessandro. Vorrei chiedervi una cosa, ragazzi. Qui abbiamo saputo che domenica il carnevale di Viareggio invaderà Lucca. Noi qui a Ferrara ci stiamo chiedendo, ma come si potrà arrivare allo stadio? Perché conosco bene il Porto Elisa, ne ho viste, non dico decine, ma quasi partite della SPAL dal 1976, ecco, tanto per capirci, anzi anche prima, sono venuto al Porto Elisa a vedere le partite, quei grandi duelli quando SPAL e Lucchese si giocavano la promozione in Serie B. Vi chiedo, cioè, penso che avremo tanti problemi, ci date qualche suggerimento in merito? Hai fatto benissimo a chiedere, Alessandro. Abbiamo intanto Giulio Castagnoli e Giulio Del Fiorentino. Giulio Castagnoli, dove suggerisci di parcheggiare Ma ad no, Alessandro? non ci sono problemi in quel senso, comunque sia, perché non credo che ci siano problemi in quel senso. No. Non pensi che ci sia Poi tanta gente? No, però dico comunque sia, il carnevale si farà la stessa sfilata dell'anno scorso sulle mura, presumo, no? Quindi insomma la zona dello stadio Mura è centro storico. sì, è più diciamo una cosa legata al Dello centro stadio storico. nessun problema.
Anche, cioè, troviamo se, il anche secondo me. Zona stadio, Alessandro, allora se la conosci puoi andare sul sicuro. Sì, sì, la conosciamo, la conosciamo. Poi ti, se ti arriva qualche multa, Castagnoli del Fiorentino eventualmente. va bene, procederò, provvederò per meglio dire. Grazie, grazie Alessandro, come sempre disponibile, grazie mille. Grazie a voi, salutami il mio amicone Casotti. Sicuramente, sicuramente, saluteremo. Ciao, buonasera. Grazie ancora. Buonasera a tutti, grazie, ci vediamo domenica. A domenica. Allora, ci interrompiamo l'ultimo break della serata, poi torniamo con l'ultima parte. Ovviamente torneremo a parlare e a salutare Elia Visconti, ma sentiremo anche l'intervista che abbiamo realizzato appunto con l'amministratore delegato della Fosber. A tra poco. Dobbiamo cercare di subirne meno, e questo è un consiglio, oserei dire, la palissiano. Sono Marco, volevo farvi una domanda. Pronostico di tifosi lucchesi presenti a Padova per la Coppa Italia. Ovviamente io sono presente, ma soprattutto secondo voi se si può andare in finale. Giulio Castagnoli, si può andare in finale? Ma sì, a questo punto credo che anche se la vittoria non è una vittoria schiacciante che tira grosse garanzie per la partita di ritorno, comunque è sempre una vittoria, quindi si parte con due risultati su tre a disposizione, si parte da 0-0, la Lucchese sono sicuro che andrà a Padova non per difendere l'1-0 appunto conquistato a Lucca, ma andrà a Padova a fare la sua partita, e se la Lucchese riuscirà finalmente, come è successo con la Recanatese qualche giorno fa, ad essere un po' più cinica, un po' più, diciamo, sottoporta, a realizzare una parte delle occasioni che crea, io sono convinto che la Lucchese potrà fare un gol anche a Padova e quindi mettere diciamo, la partita in una condizione tale che appunto poi loro si dovranno sbilanciare, eccetera, eccetera. Poi io credo che se il Padova riuscirà a rosicchiare qualche punto al Mantova e portarsi, diciamo, ora mi sembra che sia a 7 punti dal Mantova, se riuscisse a rubare magari quei 3-4 punti in queste partite che restano, secondo me magari avranno un occhio di riguardo al campionato e un po' meno alla Coppa Italia. Quindi potrebbe essere un vantaggio il fatto che loro non vorranno rischiare magari i migliori per infortuni o roba del genere, quindi potrebbe avere la Lucchese un ulteriore vantaggio. Luca della Gradinata agitata, buonasera, la Pantera è troppo altalenante nei risultati, contro la SPAL vincere ad ogni costo, un caloroso saluto a Elia, il profeta rossonero, e due domande, ce la facciamo entrare nei playoff e in quale ruolo ti trovi meglio tra laterale di sinistra e quello a centrocampo? Partiamo da questa domanda. Ma sicuramente il ruolo con cui mi sono trovato bene in questi anni era mezzala, però quest'anno con il modulo non c'è, quindi... Come ho detto prima, mi adatto e comunque ho imparato questo ruolo e credo che piano piano riuscirò a farlo ancora meglio. Comunque anche l'intesa con i giocatori che è accanto è importante. Piano piano sto provando a essere al 100% anche con l'intesa con i compagni. Poi l'altra domanda. Il pronostico per i playoff, ci entriamo o no? Sicuramente è un obiettivo che vogliamo fare, quindi ci proveremo fino alla fine. Allora, abbiamo detto che siamo andati a intervistare questo pomeriggio Marco Bertola, che è l'amministratore delegato del gruppo Fosber, ditta abbastanza conosciuta sul nostro territorio, no? Multinazionale. Che produce macchine per cartiera e che soprattutto è diventato sponsor della Lucchese negli ultimi tempi. Ora, siccome quando si parla di settore cartario, macchine per cartiera, si tocca un nervo scoperto del tifo rossonero, perché si è sempre detto, si dice da decenni, perché le aziende lucchesi del territorio ne abbiamo di livello nazionale, europeo, mondiale, perché una di queste aziende o un pool di queste aziende non si mettono insieme per sostenere in maniera decisa e decisiva la Lucchese. Quindi siamo andati alla Fosber per sapere che cosa ha portato alla decisione di iniziare questa collaborazione con la Lucchese e se ci sono poi delle altre prospettive, se questo è solo il primo passo e ce ne saranno di altri. Sentiamo che cosa ci ha risposto appunto l'amministratore delegato Marco Bertola. Prima domanda appunto è che cosa ha spinto la Fosber a iniziare questa collaborazione con la società rossonera.
Forsberg da anni, praticamente da sempre, è molto attenta alle realtà, diciamo, della provincia sostanzialmente, e ogni anno destina una piccola parte degli utili aziendali per contribuire al supporto di associazioni sportive piuttosto che associazioni di protezione o di sviluppo, e diciamo associazioni locali anche di volontariato e tante altre diciamo attività, sempre supportate dalla parte HR e marketing. Ovviamente la Lucchese è una bella realtà della provincia di Lucca e ha presentato un progetto per noi interessante, perché va nella direzione di essere vicini ai giovani, di incentivare la presenza dei giovani all'interno dei complessi sportivi. Nello specifico il nostro target era anche quello di riuscire a arrivare, diciamo, a collocare il nome Forsberg nella giusta modalità sulla provincia di Lucca, a quello che è il futuro di tutte le aziende, quindi i giovani sostanzialmente. Quindi in questo caso è stato presentato questo progetto, che prevede la distribuzione di un tot di biglietti per partecipare diciamo attraverso la presenza negli stadi alle partite a supporto della Lucchese, rivolta a una fascia d'età che va tra i 15 e i 17-18 anni per gli istituti di indirizzo tecnico. E allo stesso modo, lo stesso progetto prevedeva la partecipazione a quello che è il progetto eSport, perché comunque nel 2024 è necessario anche trovare le forme di comunicazione corrette per i giovani, che ovviamente passano attraverso i canali telematici. Quindi ci ha catturato parecchio l'attenzione questo tipo di proposta. Questo impegno prelude a qualcosa, a un impegno ancora maggiore da parte di Forsberg nella Lucchese? Diciamo che i nostri programmi vanno ovviamente su base annuale. Quello che sicuramente posso dire è che, così come siamo impegnati da un punto di vista di responsabilità sociale, le realtà come la Lucchese rientrano a far parte delle attività che sono attenzionate da Forsberg. Ritengo onestamente che debba essere prevista, secondo me, una partecipazione più ampia, visto il numero di aziende che sono presenti su Lucca. Quindi intanto parliamo per il 2024. E di conseguenza poi vedremo per gli anni futuri cosa poter fare. Ecco, quindi avete sentito, una posizione prudente, però ha fatto questo accenno a varie industrie che potrebbero partecipare a un progetto più ampio a sostegno della Lucchese, quindi una prospettiva che può diventare interessante. Al momento evitiamo di fare voli pindarici, perché l'esperienza dei decenni che sono passati ci insegna che poi questi impegni sono rimasti limitati, no? Soprattutto di queste aziende, a una singola sponsorizzazione. Chissà se questo amministratore delegato ci tiene a far conoscere il nome della Forsberg sul suo e sul nostro territorio, a farlo conoscere come merita, quindi vediamo se poi ci saranno ulteriori sviluppi. Giulio, questo è un tema, no, che viene affrontato periodicamente, si spera sempre che possa succedere qualcosa, al momento non è mai successo niente. Sì, mi sembra che Bertola abbia velatamente, neanche più di tanto, auspicato che ci sia il coinvolgimento anche di altre aziende del territorio, che onestamente anch'io mi sto chiedendo, come tutti i tifosi, come tutti voi addetti ai lavori, il perché, diciamo, appunto, visto che siamo in un contesto importante a livello industriale, ce ne siano solo poche di aziende che fanno questo sforzo, anche perché a livello di sponsorizzazione è tutto, diciamo, cioè, voglio dire, alla fine la sponsorizzazione un'azienda la scarica a fine anno dalle tasse, cioè rientra, diciamo, nelle spese, quindi va nella colonnina delle uscite, e quindi praticamente non dico che è un vantaggio sponsorizzare la Lucchese, però non è neanche uno svantaggio così clamoroso. Quindi anch'io, cioè, come tutti i tifosi, poi alla fine siamo in una città ricchissima, in una città dove, appunto, con gli spiccioli di qualche industria di queste qui, che non citiamo per correttezza, la Lucchese potrebbe fare la Serie A a gamba zoppa, invece ci ritroviamo sempre con situazioni, diciamo, con campionati di Serie C, insomma, addirittura anche peggio. Quindi anch'io auspico quello che auspica Bertola velatamente.
Allora sì, poi speriamo che l'amministratore di Foggia abbia già parlato con qualche industriale o che qualcuno magari che sta seguendo la trasmissione. Ma poi sai, Luca è un po' modaiola, no? E magari per effetto domino si scatena questa corsa, a quel punto diventerebbe una corsa a sponsorizzare la Lucchese, perché magari se Bertola o altri imprenditori riusciranno a toccare le corde giuste di altri imprenditori, per effetto domino si scatena, secondo me, quello che lui auspica e quello che auspichiamo tutti. Sentiamo se lo auspica anche Giulio Del Fiorentino, che ci sta ascoltando ancora. Beh, è chiaro, io non penso che tutti navighino così nell'oro come sembra, perché Covid e quant'altro ha un po' toccato anche l'economia cartaria, lo vediamo nel numero delle importazioni, nei servizi, sulla base dei numeri che ci fornisce la Camera di Commercio. Però è anche vero che non c'è mai stata più di una piccola sponsorizzazione da parte di grandi aziende. Ora, credo che la Folder nel frattempo sia diventata una multinazionale e che la maggioranza sia cinese, non vorrei sbagliarmi. Però avere un amministratore delegato lungimirante, avere una Lucchese che diventa attrattiva, finalmente significa che c'è qualcosa anche in prospettiva. Una delle analisi che andrebbe fatta e che abbiamo lasciato soltanto al commento di Frara è che una squadra che come quest'anno fa contratti pluriennali, parlo di Visconti, che prende un 2005 come prospettiva, significa che ha una società che non è qui come siamo stati abituati a avere purtroppo per diverse volte di passaggio, ma che qui ha intenzione di costruire qualcosa. Quindi la speranza è che la Lucchese diventi veramente attrattiva e che faccia da catalizzatore a tante sponsorizzazioni importanti. Poi dipende anche veramente da quel che succederà con lo stadio. Lo stadio rimane un argomento sullo sfondo per il momento, però è l'argomento probabilmente più importante per il futuro della Lucchese. Siamo in chiusura, c'è un messaggio di Paolone Di Moriano. Volevo fare i complimenti a Visconti perché nelle ultime partite l'ho visto in forma e ben concentrato nel miglioramento sia personale che di squadra. Poi Paolone si chiede se la squadra è un po' piccolina come fisicità, cioè se manca un po' di peso sia sulle fasce che a centrocampo, dove subiamo tanto l'uno contro uno. Elia, che cosa ne pensi? Tanto i complimenti comunque te li ha fatti. Sì, lo ringrazio, ma credo che più che fisicità sia proprio concentrazione di stare attaccato all'uomo, perché alla fine l'altezza conta relativamente alla fisicità. Credo che dobbiamo, come ho detto prima, migliorare qualche dettaglio che ci può portare a fare uno step di continuità di vittorie, che credo che anche meritiamo per quello che dimostriamo in campo, per la nostra superiorità agli avversari, solo questo. Bene, allora siamo in chiusura, grazie a Elia Visconti che è stato con noi. Prego Giulio. No, volevo soltanto dire che nell'ambito della sfortuna, proprio partendo dall'infortunio che ha fermato Visconti in autunno, la Lucchese non è che sia stata proprio fortunata. Mi viene in mente i problemi di Tiritiello, i problemi di Benassai, i problemi di Sabbione, e quindi una Lucchese che ha giocato senza la difesa titolare, dovendosi inventare Booker centrale in vecchia maniera. E non dimentichiamoci che la Lucchese non ha fedato, che era uno dei giocatori su cui questa proprietà aveva investito cercando qualità tecniche e anche esperienza. Giustissimo. Dobbiamo chiudere, però siamo veramente al termine. Appunto, ringrazio Elia Visconti, Giulio Del Fiorentino, Giulio Castagnoli. Vi ricordo, come vi ho già accennato all'inizio, che la prossima settimana andiamo in onda il martedì sera, non il giovedì, dove trasmetteremo invece la sfilata del Carnevale di Viareggio. Non è d'accordo Giulio Castagnoli con questa scelta, ma diamo spazio anche al Carnevale. Della Lucchese ne parleremo martedì sera alle 21 con una puntata che andrà in trasmissione fino alle 21.45, quindi commenteremo quasi a caldo la partita contro la Spalla, augurandoci che abbia un risultato positivo. Grazie ancora a tutti i nostri ospiti, in particolare ai Levisconti.
e ci rivediamo la prossima settimana, ma martedì sera e non giovedì. Buonanotte.